politico, anche alla luce delle indagini su Open di Renzi, sarebbe a favore della reintroduzione del finanziamento pubblico ai partiti. Allora, Borrelli. In realtà la maggioranza, più del 50%, dice di no. Dice di no. E c'è una parte, insomma, che si rende conto che c'è un problema di finanziamento pubblico ai partiti, anche perché se non si finanziano in qualche modo, questi finiranno con ricevere dei soldi sotto banco da qualcuno magari che certamente non fa gli interessi degli italiani. E quindi in effetti c'è un 23% che dice sì, è più democratico ed evita collusioni con i grandi gruppi economici. E poi ovviamente c'è anche un altro 20% che è d'accordo, ma dice rispetto al passato sarebbe il caso comunque di ridimensionare perché ci sono stati degli abusi nel passato. Poi c'è chi si occupa, diciamo, chi dice che il presente va benissimo e serve soltanto un controllo maggiore, Sì. proprio contro gli abusi e contro l'illegalità. E poi invece ci sta addirittura un 30% che dice no, anzi, toglierei anche i rimborsi elettorali del 2 per 1000. Quindi vuol dire che Questi sono, praticamente. diciamo, gli estremi, cioè sono Questo è un po' la base, qua viene proprio la base del Movimento 5 Stelle, insomma, quelli che sì. hanno votato 5 Stelle nel 2018 stanno proprio lì. E è uno dei temi chiave, identificanti proprio diciamo, l'idea del Movimento 5 Stelle, era proprio quello dei costi della politica e della corruzione legata alla politica. Quindi questo è frutto un po' ancora di quello che è la stagione lunga di Mani Pulite, di tante, diciamo, idee legate al discorso che la magistratura, insomma, deve prendere. Il controllo, diciamo, di tutta questa corruzione e Vabbè, combattere tutta questa. anche